stato un incontro piacevole dove gli amici che mi hanno accolto, il sindaco e l'amico Mario hanno un po' riassunto l'impegno eroico, direi, per tenere vivo il dibattito e l'attenzione intorno a Soveria Mannelli. L'attività produttiva qui prosegue, ma anche le difficoltà, le fatiche che Soveria vive come tanti comuni del nostro sud e delle zone interne del sud. Io ho lanciato la proposta di una riflessione qui a Soveria perché in Europa ci sono delle aree, pensiamo alle società che si collocano in Irlanda, pensiamo ai pensionati che vanno in Portogallo, che godono di vantaggi fiscali. L'Europa poi ci dice: voi dovete fare questo, voi dovete fare quello. Perché non estendere la possibilità di benefici fiscali anche alle realtà insulari italiane, ai piccoli comuni al di sotto di un certo numero di abitanti, per rendere più attrattive le condizioni di vita di queste realtà che già sono penalizzate dalla situazione delle distanze, della viabilità, della disoccupazione? E quindi noi faremo una riflessione nei prossimi mesi per dire all'Unione Europea: tu non puoi consentire ai portoghesi di ritassare le pensioni di chi va a vivere là, non puoi consentire in Irlanda che le aziende Google, Amazon, Ryanair che si collocano lì pagano meno tasse, se anche quella è Unione Europea. E allora poniamo il problema dei piccoli centri italiani, insulari, rurali, che possano avere anche loro un vantaggio fiscale per ostacolare la fuga da questi territori, che poi è impoverimento etnico, sociale, culturale e anche democratico.